buonasera a tutti, scusate per l'attesa, iniziamo con mezz'ora di ritardo, però con il caldo di questi giorni ci sta tutto. E veramente un ringraziamento di cuore ad ognuno di voi, perché anche stasera c'è una bella partecipazione al riguardo, proprio anche per, diciamo così, sdrammatizzare, no? Il clima che si respira in città. Volevo fare qualche battuta anche rispetto a quello che l'anno scorso, proprio in occasione di questa manifestazione, il sindaco ebbe modo di dire all'indomani della manifestazione, dicendo che c'erano stati solamente 4 gatti e che soprattutto si erano spesi chissà quanti soldi per fare queste manifestazioni che non servono a nulla. Allora, come vedete, stasera sicuramente non siamo 4 gatti. E poi, diciamoci la verità, almeno per quanto ci riguarda, non sono i numeri che fanno la differenza, non è certamente la quantità delle persone, ma è la qualità, perché abbiamo visto durante la campagna elettorale sotto quei palchi quante persone c'erano, certamente molte, e però abbiamo visto, così come tantissimi erano i candidati, abbiamo visto poi a che cosa hanno portato. Cioè, in questo momento, al di là di quello che poi sarà lo sviluppo della risultati del lavoro della commissione di accesso, quello che è certo è che la nostra città è oggetto di indagine da parte di una commissione di accesso. Quindi, come dicevo, meglio pochi ma buoni, anche se non siamo pochi stasera, meglio la qualità piuttosto che la quantità, se poi la quantità deve portare a quei risultati. E poi anche su questo fronte è bene proprio fare le cose in assoluta trasparenza. Vorrei dire, non al sindaco ma a chiunque che si pone questi problemi, fare questa manifestazione è costato solamente 300 euro, che oltretutto sono tutti autofinanziati da noi, quindi non abbiamo chiesto soldi a nessuno, non ci finanzia nessuno. Ritenevo doveroso fare queste precisazioni perché il clima in città è anche questo, così come colgo l'occasione per dire a tal signor Antonio Cristiano, che su Facebook si definisce lo sceriffo e che per la seconda volta in pochi anni ha avuto il coraggio di dire che il sottoscritto deve alla Cristiano Service 250 euro per prestazioni svolte sotto la campagna elettorale del 2015, e che si tratta proprio di una grande fesseria, perché il sottoscritto non ha mai avuto rapporti con la Cristiano Service. Probabilmente si riferisce a quello che è il comizio di fine di chiusura della campagna elettorale, in cui tutti i candidati insieme hanno un unico service, ma abbiamo approfondito anche con Aquila la vicenda. Sicuramente per quanto riguarda il centro-sinistra non ci sono debiti, perché non è il nostro modo di agire. Quindi, visto che su Facebook non è questo che fa la differenza, però era giusto che questo messaggio arrivasse. Allora, vi spiego come si svolge la serata. Adesso passo subito la parola ad Aquila, entreremo nel vivo del dibattito della serata, soprattutto anche con la fase politica alla luce di quello che è successo nell'ultimo consiglio comunale. Io ringrazio le tante persone presenti del Partito Democratico, così come nella precedente manifestazione, ci sono anche consiglieri comunali, ma rappresentanti del partito, quindi chiaramente non è un discorso contro il Partito Democratico, però è normale che noi dobbiamo prendere delle posizioni anche nei confronti delle persone che rappresentano il Partito Democratico all'interno del Consiglio Comunale. Ovviamente ce ne assumiamo la responsabilità. Poi ci saranno una serie di passaggi che farò io, ci sono molte news proprio fresche che non abbiamo mai affrontato, su quelle che sono alcune illegittimità che questa amministrazione, e attenzione, quando parlo di amministrazione parlo anche della Giunta, l'ultima di pochi giorni fa, per quanto riguarda la gestione degli impianti sportivi, ma anche sul verde, la vicenda di Pineti e di Ginepri e non solo. Parleremo anche del parco impastato, quindi ci sono cose che non sono ancora arrivate all'attenzione dell'opinione pubblica, di cui parleremo. Poi, appena scende un po' la sera, approfitteremo del buio per proiettare questo video che abbiamo girato insieme ad Aquila per la città, che, ripeto, è un video che ha finalità costruttive. Cioè, noi siamo qui stasera per dire quello che è stato fatto, meglio, che non è stato fatto in questi 2 anni,
che abbiamo capito che ci sono tante difficoltà e nessuno mette in dubbio anche sul fronte economico, però ci sono tante opere completate dalla precedente amministrazione, pronte da ormai 2 anni, noi ci siamo stati l'anno scorso, siamo tornati a distanza di 1 anno e credetemi non è cambiato nulla, lo vedrete nei video, e noi vogliamo fare delle proposte anche su come sbloccare certe situazioni. Perché il nostro obiettivo non è quello di voler distruggere o di voler remare contro a tutti i costi, quindi anche finalità costruttiva. E poi ci sarà anche un altro video che affronterà il passaggio sulla Vigor Lamezia. Mancano pochissimi giorni alla scadenza del termine per l'iscrizione della Vigor nel campionato di eccellenza, perché in questo momento la Vigor milita in eccellenza, e non si sa nulla del destino della squadra. Noi abbiamo sentito l'esigenza, non chiaramente per non volerci interessare del San Biase, perché il San Biase è altrettanto importante della Vigor, ma perché la Vigor Lamezia 2 mesi fa come società ha lanciato un grido d'allarme e diciamo ha messo la squadra nelle mani del sindaco, e quindi vorremmo capire il sindaco che cosa ha fatto in questi 2 mesi, perché sembra che anche lì non abbia fatto nulla, e proietteremo un video fatto dai tifosi, quindi non l'abbiamo fatto noi, ci hanno autorizzato il sito indipendente Vigor Lamezia 1919, anche questo è molto simpatico. Allora passo subito la parola ad Aquila per entrare nel vivo degli argomenti, dicendo come l'altra volta che al termine ci sarà la possibilità, oltre che per i giornalisti, anche per i cittadini, i rappresentanti di partiti, di intervenire, di dire la propria, perché la politica noi la intendiamo così. Grazie. Scusi, e per i cittadini normali non ha detto nulla. Adesso iniziamo, se ci dà il tempo. Ha parlato di politica, di cose, di partiti, di cose. E noi, chi siamo? La politica è fatta dei cittadini. Ma non possiamo più stare più così. Aspetta un attimo, vedere il video. Dei cittadini dovete parlare. E dei cittadini vogliamo parlare, se no non saremmo qui. Non politici che sono qua. Non sono politici. È gente comune che è venuta, che è interessata alla città quanto lei. Perché è un partito serio. Buonasera a tutti. Vediamo di iniziare. Quindi vuol dire che abbiamo colpito nel segno, la gente è a disagio e quindi ha necessità di manifestare le proprie emozioni anche all'interno di una manifestazione che è organizzata proprio per sentire i bisogni della città e per parlare alla città, perché come diceva Rosario forse si parla poco in città. Siamo qui a distanza di 2 anni dall'insediamento dell'amministrazione Mascaro, a distanza di 1 anno dall'iniziativa che abbiamo fatto lo scorso anno, che aveva riscosso un buon successo, perché la gente aveva detto forse ne dovete fare qualcuno in più, è giusto che si parli in città piuttosto che si taccia. Dicevamo lo faremo, come diceva Rosario, attraverso una serie di filmati che sicuramente riusciranno a far capire meglio la situazione di qualunque parola che noi potremmo esprimere qui. Fare il punto però dell'azione amministrativa attraverso una serie di filmati e di interventi che faremo sicuramente non può esimerci dal fare però un'analisi politica, e fare il punto a distanza di 2 anni. Voi forse tutti conoscete bene, però non è inopportuno ripercorrere questi 2 anni dal punto di vista politico. Il sindaco ha vinto le elezioni, è vero, noi abbiamo perso, lui ha vinto le elezioni, però sostenuto da una miriade di liste che non riesce a controllare e che oggi ci portano alla situazione nella quale ci troviamo. Compone una squadra di governo, però, e come ben sapete, gli equilibri cambiano in maniera repentina. Si assiste a passaggi disinvolti di consiglieri da una fila all'altra, quindi da una lista all'altra, consiglieri di opposizione che invece passano nelle file della maggioranza, vedi per esempio Ruberto, vedi Paladino, che hanno fatto immediatamente il passaggio nelle liste di maggioranza. Consiglieri, assistiamo anche alla circostanza che ci sono consiglieri che stringono patti, ma stringono patti per avere più forza, perché poi all'interno del consiglio in realtà ognuno di loro è rimasto distinto al proprio gruppo di appartenenza, però vogliono contare di più e per la verità dettano la linea politica per molto tempo. Perché dettano la linea politica? Perché hanno, oltre ad essere 4 consiglieri, voi come sapete i consiglieri votano in consiglio, hanno anche 3 assessori importanti, però
il patto, diciamo, in questo momento prende le distanze dell'amministrazione, mentre fino a un certo punto ha dettato la linea politica, oggi prende le distanze dall'amministrazione. Tutti voi sapete cosa è successo sabato in consiglio comunale, il patto si è dissociato, comunque dice che valuterà di volta in volta, e probabilmente, leggevo sulla stampa, hanno detto che probabilmente ritireranno anche l'assessore alle politiche sociali, l'unico che è rimasto in rappresentanza del patto stesso. Quindi, diciamo, scenari completamente diversi rispetto a quelli che si erano prefigurati 2 anni fa, e ora siamo qui, sabato scorso è la prima tappa. Oltre a questo però il nulla, diciamo. Se vi ricordate bene, a un certo punto scoppia il caso Sacal. Il caso Sacal, e che cosa facciamo? Noi chiediamo, io e Rosario, per la verità, di prendere distanze da Colosimo. Niente, si proclamano garantisti e Colosimo non si tocca. Mentre la provincia e la regione chiedono con determinazione le dimissioni di prendere distanze da Colosimo, il comune invece rinnova la fiducia fino a quando, a fare chiarezza, come sempre, non è intervenuta naturalmente la magistratura. Quindi la magistratura, qui terremoto politico in questo caso, dimissione del CDA, composizione di nuovi organismi, anche qui con molte, con molte difficoltà, oggi anche commissione d'accesso alla SACAL. Però era un rischio che noi avevamo paventato, lo avevamo gridato a gran voce all'interno del Consiglio Comunale, siamo rimasti inascoltati, commissione d'accesso anche alla SACAL. Nel frattempo, non so se voi vi ricordate, questa amministrazione perde pezzi importanti che sono, ricordate, l'assessore Puteri, il vice sindaco che era espressione di Lamezia Unita, ma se ne vanno in malo modo lamentando l'inefficienza di questa amministrazione, e quindi il sindaco probabilmente è sotto un treno. E quindi prova a riorganizzarsi il sindaco, spostando pedine, però la sostanza non cambia. Spostando pedine, mi voglio riferire alla circostanza che sposta Max Tavella dalla multiservizi, diventa vice sindaco, alla multiservizi invece manda una persona di sua fiducia, del suo staff, che è Luca Scaramuzzino, quindi però la sostanza non cambia. Scoppia il caso De Sarro che coinvolge il Presidente del Consiglio, e anche qui io e Rosario chiediamo le dimissioni a gran voce, ma anche stavolta nulla da fare, non abbiamo i numeri nemmeno per poter proporre una discussione in Consiglio, perché avevamo bisogno di 5 voti, 5 firme per poter chiedere un articolo, ai sensi dell'articolo 25 del regolamento, ma non riusciamo a portare la discussione anche qui in Consiglio. Però le sue dimissioni sono arrivate qualche giorno fa, però a distanza di un anno. Naturalmente, perché sono arrivate? Perché c'è lo spauracchio naturalmente della commissione d'accesso. E come se non bastasse in tutto questo, voi forse dimenticate che c'è stata anche la disfatta alle provinciali, perché il sindaco aveva pensato di fare il colpo grosso. Sì, è vero, non ci pensiamo nessuno, alle provinciali pensate di fare il colpo grosso, candida 2 candidati delle sue liste, che vuole sostenere, candida Carolina Caruso ed Armando Chirumbolo, perché pensava di poter portare a casa 2 consiglieri, però i conti non tornano, e quindi c'è dalle pressioni di Chirumbolo, vota Chirumbolo, Carolina Caruso non ce la fa, spacca il consiglio, Forza Italia grida battaglia, inizia la guerra, e mentre loro litigano la città langue, manca qualsiasi progettualità, ci si allontana dagli obiettivi che ci si era prefissati, dagli obiettivi concreti, dai cittadini, si trascurano le più elementari esigenze della comunità, la cura dell'ambiente, ma perché non lo vediamo che la città è sporca? L'abbandono delle periferie, quindi non c'è assolutamente attenzione alle periferie, basta fare un giro fuori città, già la città è quella che è, ma basta fare un giro nelle periferie, da Caronte a San Pietro Lametino, ad altre zone, a Contrada Misà, per vedere in che situazione è la città. E quindi il funzionamento degli uffici, gli scempi quotidiani, pensate a tutte queste coltri di fumo che in questi giorni ci stanno soffocando, ci stanno intossicando, e quindi rispetto a questo problema il sindaco che cosa aveva detto? Aveva detto che nel giro di 12 mesi lui avrebbe risolto il problema, ma di anni ne sono passati 2 e nulla è stato fatto. Certo,
diciamoci la verità, chi mai poteva credere che lui in 12 mesi potesse cambiare una situazione che è una situazione atavica, che è un problema che riguarda l'Italia intera, insomma, con riferimento alle comunità rom? Lui però ci credeva. Il problema è che anche qui, come in tutto il resto per la verità, non c'è una programmazione, mentre la precedente amministrazione almeno un progetto ce l'aveva, aveva provato a reinserire, quindi aveva sgomberato alcune famiglie, quindi inserendole in alcune, diciamo, in altre strutture, quindi distruggendo le abitazioni o comunque i container che avevano, quindi c'era una programmazione piccola, si è fatto piano piano, però delle cose sono state fatte. Aveva una collaborazione con una cooperativa che si occupava dell'inserimento anche della dispersione scolastica che accompagnava questi ragazzi. Certo, grandi risultati non ce n'erano, però bisognava lavorarci. Invece loro sono arrivati, hanno eliminato assolutamente questa possibilità di poter accompagnare questi ragazzi rom per le scuole, e quindi, però, voi avete sentito qual è il progetto che c'è sui rom? Io non l'ho sentito. Non è un problema semplice da risolverlo, ma lo può risolvere da solo il sindaco, senza una compartecipazione di tutte le parti sociali, le parti politiche, anche delle forze dell'ordine. Cioè non ci può essere in questo caso un egocentrismo anche in questo, non è semplice, e invece lui non si vuole misurare. E vogliamo parlare della multiservizi? Anche qui si era promesso una rivoluzione, in realtà assistiamo ad un'involuzione. Gli interventi, su quali sono stati gli interventi sulle multiservizi? C'è stata una nomina, anche qui per la verità illegittima, lo devo dire, perché la composizione del consiglio di amministrazione della multiservizi non sia di una donna, violando apertamente le norme sulla parità di genere. Abbiamo approvato una mozione in consiglio a gennaio, ancora siamo qui, siamo a luglio e ancora non ha provveduto alla sostituzione. La provincia è stata diffidata dall'ANAC per la nomina alla SACAL ed ha provveduto alla sostituzione di una donna nel CDA. Noi siamo già passati più di un anno e in realtà ancora il consiglio di amministrazione della multiservizi resta quello che è stato. Quindi manca una programmazione. Vogliamo parlare del PSC? Vogliamo parlare del PSC? Lei lo sa qual è il programma di questo? Cioè, noi non abbiamo nemmeno più le tavole, non abbiamo niente. L'altro giorno un ingegnere che era lì in commissione ci ha fatto vedere che c'è la programmazione di un'area industriale ad acqua fredda. Io non lo sapevo, quindi non abbiamo notizie, che non era nel piano adottato, e quindi però non abbiamo la contezza di che cosa vogliamo fare di questa città anche sul PSC. Quindi dov'è la programmazione? E arriviamo alla fase dolente, l'arrivo della commissione d'accesso in città. Pensavamo davvero che fatti simili in città non dovessero più capitare. Abbiamo già pagato, abbiamo avuto due scioglimenti di consigli comunali, e quindi davvero pensavamo che quest'onta del passato non dovesse più ripresentarsi, invece siamo qua e quindi pensavamo che ci avesse insegnato qualcosa, invece no. Certo, il momento è davvero drammatico, è chiaro che noi spieghiamo che questo terzo scioglimento non arrivi, perché sarebbe una iattura per tutte, per la città. Non so se sarà sufficiente quello che adesso sta facendo il sindaco, che è quello di avere fatto fare un passo indietro a quelle persone che potessero, diciamo, avere in qualche modo un coinvolgimento in questa operazione crisalide. Certo, onestamente sarebbe stato meglio farlo prima durante la campagna elettorale, quando si sono composte le liste. Noi l'abbiamo detto a gran voce che c'era il pericolo di contaminazione, era altissimo, non ci ha voluto ascoltare, anzi si sentono ancora le urla sul Corso Nomistrano, che lui gridava difendendo le sue liste e dicendo che erano tutti pazzi, che non si doveva permettere a nessuno di mettere in discussione la bontà, la legittimità delle liste che erano state formate. È stato così? No, quindi perché altrimenti oggi non ci troveremmo una commissione d'accesso al comune.
Una cosa è certa però, quindi noi l'abbiamo detto diciamo in consiglio comunale con determinazione, il consiglio comunale ci sono, come dire, peccato che poi non ci sia la stampa come in passato, no? La stampa nel senso le dirette, c'è la stampa ma non sono le dirette televisive per poter entrare nelle case dei cittadini. Per fortuna c'è la stampa che dà conto di quello che succede, diciamo c'è qualcuno che invece prova a strumentalizzare alcune situazioni, però sono delle situazioni molto molto sparute, isolate, e di questo siamo contenti, quindi che dà diciamo la stampa che dà il giusto conto delle situazioni che succedono in consiglio, attribuendo responsabilità a chi ne ha e quindi mettendo le cose bene in chiaro. Quindi dicevamo che noi l'abbiamo detto e lo vogliamo ribadire anche stasera, che durante l'amministrazione di centrosinistra non c'è stata mai nessuna ombra, cioè a me non risulta in tutti gli anni passati dell'amministrazione Lo Moro e l'amministrazione Speranza che ci sia stata soltanto una minima ombra su questo, non è mai successo. E quindi, come dicevamo, bisogna sempre scegliere da che parte stare, l'abbiamo detto in consiglio, l'abbiamo anche scritto sulla stampa, e noi stiamo con la magistratura, con le forze dell'ordine, con chi davvero, con i cittadini onesti, con gli imprenditori onesti, con tutti quei cittadini per bene, ce ne sono tanti, giovani e vecchi che siano, e che vogliono difendere questa città, che amano questa città e che vogliono essere liberi di votare, senza, diciamo, liberi dalla libertà del bisogno, liberi nell'espressione del voto, liberi di aprire un'attività economica, diciamo libera di scegliere. E quindi forse però dobbiamo dirlo che quello che stiamo vivendo probabilmente è il triste epilogo di una politica che ha svilito quella funzione, quella vocazione di affrontare e risolvere i problemi dei cittadini, perché questa è una politica che sembra orientata, proiettata all'acquisizione di potere, spartizione di potere, occupazione di poltrone. Forse è necessario un salto di qualità o di dignità, direi, che certamente l'ultimo consiglio comunale e le scelte di alcuni esponenti del PD non contribuiscono a fare. Episodi come quelli che si sono verificati l'altro giorno in consiglio davvero sviliscono il ruolo dei partiti e sacrificano davvero quelle che sono le scelte degli elettori a vantaggio di posizioni, consentite, posizioni strettamente personali. Perché? Perché nel momento in cui minoranze e maggioranze si intrecciano, perché l'altro giorno, scusatemi, il consigliere De Biase non sarebbe sicuramente stato eletto come presidente del consiglio se non avesse avuto l'appoggio di alcuni componenti della minoranza. Quindi di che cosa vogliamo parlare? Allora, quando ci sono però, quando le minoranze e la maggioranza si incontrano per il bene della città, per un progetto comune, per un progetto condiviso che faccia bene a tutti, ben vengano anche le alleanze, perdonatemi, ma se le alleanze avvengono soltanto per l'interesse o per qualche poltroncina, diciamo di turno, onestamente, consentitemi di dirlo, io diciamo qui c'è il declino davvero della morale e il fallimento della politica, lo sfacelo degli ideali per quei pochi che sono rimasti probabilmente. E quindi è inutile però precisare che il gruppo al quale appartengo naturalmente ha preso le distanze pubblicamente senza esitazione da queste misture. Forse davvero è tempo di tornare alla politica, però quella politica con la P maiuscola, ed è tempo che i partiti davvero si riappropriano di quello che è il loro ruolo tradizionale, quel ruolo che erano chiamati a svolgere, non per costruire questa o quella carriera politica, ma tornando ad essere luoghi di discussione e di confronto, capaci di servire e non di servirsi dei cittadini. Vi ringrazio. Allora, io voglio partire proprio da quest'ultima parte trattata da Aquila, perché voglio dire la mia, forse essendo anche un po' meno diplomatico di quanto ha fatto lei, e la capisco. Perché noi cittadini, in un momento in cui la politica veramente ai minimi termini, come gradimento della gente, oggi abbiamo il dovere di parlare chiaro e di dire le cose in modo trasparente, anche non avendo paura di raccontare quello che avviene all'interno delle istituzioni, perché dobbiamo dire basta a quel tipo di politica che si fa nelle stanze chiuse, dove decidono pochi, dove ci sono degli accordi sotto banco. Allora, che cosa è successo sabato? Per me sabato è una giornata importante perché segna un discrimine netto, non assolutamente, come ho detto prima, con il Partito Democratico, ma con determinate persone che sono all'interno del Consiglio Comunale per rappresentare il Partito Democratico. Non ho difficoltà a fare i nomi.
il consigliere Pino Zaffina e la consigliera Mariolina Tropea per come si sono comportati sabato da un punto di vista politico ma soprattutto umano, da oggi in poi hanno perso la mia stima, per cui da oggi il rapporto, o meglio da sabato il rapporto è cambiato. E perché dico questo? Io penso che sia anche legittimo dal punto di vista di ognuno che si facciano delle scelte. Io avrei apprezzato molto se i consiglieri in questione quel giorno ci avessero detto: c'è un accordo tra Tonino Scalzo e Pino Galati, oppure abbiamo deciso stamattina così e vogliamo votare Salvatore De Biase. Dare qualsiasi spiegazione, ma farlo nella trasparenza. Invece quello che è accaduto ve lo voglio raccontare in pochi secondi, perché è veramente brutto da un punto di vista dei rapporti umani che ci dovrebbero essere alla base di ogni relazione, anche politica, quando si rappresentano i cittadini. Allora, prima della seduta del Consiglio Comunale, non erano ancora arrivati tutti, abbiamo fatto un incontro, i rappresentanti del centro-sinistra, che siamo cinque, in quel momento doveva ancora arrivare Nicola, che poi Nicola Mastroianni, che poi è arrivato dopo, e Enzo Cutrì e Davide Mastroianni, che come sapete fanno parte di quell'area che prima faceva riferimento a Pasqualino Ruberto, per capire quali erano le intenzioni di ognuno in Consiglio Comunale. Non era ancora arrivato neanche Gian Turco. Poiché era emersa da notizie di corridoio, evidentemente loro erano molto informati, che nelle prime due votazioni, in cui erano necessari due terzi per eleggere il presidente e c'erano due assenze per motivi di famiglia di due consiglieri della maggioranza, non avrebbero sicuramente mai raggiunto quella soglia, avevano fatto capire che all'inizio si votava a scheda bianca, e quindi la proposta di Pino Zaffine, di Mariolina, che ci avevano raccontato di aver incontrato il sindaco quella mattina e che gli avevano detto espressamente che loro non si sarebbero mai sognati di votare il suo candidato, era di votare scheda bianca, perché tanto non cambiava nulla. Quindi questa cosa è andata bene, però c'era qualcosa che iniziava a puzzare, tant'è vero che Enzo Cutrì, l'ho visto prima, adesso è andato via, aveva iniziato un pochino a innervosirsi facendo capire che dalla terza votazione in poi avrebbe votato per De Biase. Quindi vi sto raccontando proprio i fatti come sono andati. A quel punto io gli ho detto: guarda, non ci conosciamo nel senso politicamente eccetera eccetera, però se abbiamo fatto una riunione e tu hai detto che avresti votato scheda bianca fino a quando non valutavamo cose diverse, se vuoi votare De Biase dillo, perché fai più bella figura. Quindi al momento della seconda votazione, esaurita la seconda votazione, Cutrì ha chiesto in effetti una pausa di 5 minuti perché voleva dire la sua. Quando abbiamo fatto la pausa, intanto era arrivato anche Gian Turco, c'è stato questo incontro in cui c'eravamo 8 consiglieri, e dato che avevamo anche con Aquila subodorato qualcosa dagli sguardi, da quello che accadeva in Consiglio Comunale, per essere riconoscibili, perché non c'è niente di male in queste situazioni a dire da che parte si sta, abbiamo detto: facciamo quello che abbiamo fatto 2 anni fa, che ha funzionato benissimo, votiamo tutti per un unico candidato, che può essere benissimo Pino Zaffino, che ha detto, ha fatto un cenno con la testa, quindi per lui andava bene, perché in questo modo sappiamo che i nostri voti sono stati trasparenti e cristallini. Quindi ci dovevano essere 7 voti per Pino Zaffina e un solo voto per Gian Turco, perché Gian Turco, lo capisco, essendo su posizioni radicalmente diverse rispetto a noi, e mi fa piacere, ha detto: io non voglio votare non per Pino Zaffina ma uno del PD, preferisco votare me stesso. Quindi di quegli 8 voti ci dovevano essere 7 voti Zaffina e un voto Gian Turco. Quando abbiamo visto l'esito della votazione, sottolineo, De Biase è stato eletto con 13 voti, che era la soglia minima, quindi anche con 12 voti sarebbe iniziato una partita completamente diversa. Pino Zaffina ha preso solamente 4 voti, quindi capite che ci sono state 3 persone che non l'hanno votato. Io ho apprezzato molto per esempio il fatto, perché poi si è capito dai movimenti, che Nicola Mastroianni è stato l'unico del Partito Democratico che ha votato Zaffina, come avevamo detto. Gli altri 2 siamo stati io e Aquila ed Enzo Cutrì. Davide Mastroianni, anche lui diciamo che ha cambiato idea, però forse è stata una mossa a posteriori intelligente, perché il voto di Davide Mastroianni è stata poi una scheda bianca. Se ci fosse stato quel quinto voto,
Pino Zaffini e Mariolina Tropea avrebbero pure potuto sostenere la scenetta che in realtà tradire erano stati i due, Cutrì e Mastroianni, che invece il centro-sinistra era stato compatto. Invece no, il dato matematico che io voglio sottolineare è che almeno un voto del centro-sinistra, quindi lasciamo stare che secondo me sono due, cioè tanto quello di Pino Zaffina quanto quello di Mariolina Tropea, ma almeno uno, questo è matematico, è stato decisivo per eleggere Salvatore De Biasi. Io, diciamo così, ho fatto riferimento anche allo sport, in cui bisogna guardare il risultato e riconoscere i meriti. All'esito dell'elezione ho fatto i complimenti a Salvatore De Biasi, però ho sottolineato subito che amaramente in questa città ancora una volta ci sono stati dei giochi oscuri, per cui a vincere la partita in consiglio comunale, oggi lo possiamo dire, in quel momento non era certo perché poi lo abbiamo capito con la vicepresidenza, ancora una volta, che ci piaccia o meno, probabilmente non piace a nessuno, a decidere al momento delle votazioni quello che succede in questa città è stato ancora una volta Pino Galati, perché è evidente che c'è stato un patto di ferro tra Scalzo e Galati, per cui loro nel chiuso delle stanze ci hanno preso in giro dicendo che non si sarebbero mai sognati di votare il candidato De Biasi, lo hanno fatto e si è visto subito dopo, quando al momento della discussione per la vicepresidenza si è alzato Pino Zaffina dicendo che addirittura avevano fatto anche dei nomi per gli assessori, io non li ricordo, però mi ricordo che hanno fatto dei tre nomi di persone che avevano proposto per la giunta, che il sindaco non ne ha tenuto conto e che comunque non c'era nessun accordo e che però proponeva Mariolina Tropea alla vicepresidenza. Il primo ad alzarsi a prendere la parola è stato Luigi Muraca, classe 68, che è diventato frattanto capogruppo del gruppo di Galati, perché De Biasi era diventato presidente del consiglio, che la prima cosa che ha detto è: apprendiamo con grande gioia e soddisfazione la candidatura di Mariolina Tropea, il nostro gruppo voterà convintamente e compattamente Mariolina Tropea. Quindi il dato oggettivo è che c'è stato un patto. Allora, per me, ripeto, si è chiusa una pagina, nel senso politicamente, e questo vale certamente anche per il futuro, quindi lo dico, diciamo, in proiezione futura: se il Partito Democratico continuerà ad avere persone, ho apprezzato molto la reazione che c'è stata a partire dall'onorevole Barbanti quanto gli organismi cittadini, però vedremo l'esito, ma se ci sono persone che continuano a livello regionale, la segreteria regionale eccetera eccetera, che si continuano a comportare politicamente come hanno fatto Pino Zaffini e Mariolina Tropea, con certe persone, appunto, se ci sono in un partito anche con certi partiti, secondo me non c'è niente da dialogare. Questo lo volevo raccontare perché bisogna essere chiari, anche nella prospettiva futura a livello cittadino si può parlare di alleanze anche civiche, di forze positive, ce ne sono tante anche qui stasera, ma se i partiti pensano di poter fare il bello e il cattivo tempo e facendo gli inciuci, perché che ne dicano, nonostante il comunicato stampa che vale esattamente zero, perché hanno detto le stesse parole che ci avevano detto nel chiuso di una stanza a me e a te e invece poi abbiamo visto i risultati, ripeto, con questo tipo di impostazioni noi non vogliamo avere niente a che fare. Tornando all'aspetto della serata, quando noi diciamo parole, non è che vogliamo, come dicevo prima, criticare a tutti i costi, ma ci limitiamo ai fatti, paradossalmente. Allora, lo diceva Aquila benissimo, la questione del campo rom, cioè non siamo stati noi assolutamente, che non ce lo saremmo mai sentiti, sappiamo di essere stati al governo di questa città anche in passato e tanto ha detto, come benissimo ha detto Aquila, qualcosa si è fatto, è qualcosa che ha lasciato il segno, perché 100 persone sono state spostate dal campo, ma il settembre 2015, quindi stiamo riportando articoli di stampa, il campo rom sarà sgomberato entro 12 mesi, lo ha spiegato, quindi non solo detto come slogan al di là della campagna elettorale, ma lo ha detto Paolo Mascaro, sono impegni presi con i cittadini in campagna elettorale, impegni ribaditi a settembre 2015. Di più, nel mese di ottobre annuncia in pompa magna, quindi con quello spirito proprio di repressione del centrodestra, probabilmente anche per assecondare chi in quel momento gridava vogliamo le ruspe eccetera eccetera, contro i rom faremo venire l'esercito.
abbiamo visto che erano tutte bufale, che già l'anno scorso non era stato fatto nulla, non si fa nulla sul fronte dell'integrazione, non si toglie più una famiglia dal campo, ma come vedete luglio 2017, quindi in consiglio comunale, il sindaco ha ammesso di aver fatto solo parole, 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 perché nel momento in cui dice il comune da solo non è in grado di trovare le soluzioni, ha di fatto sbugiardato se stesso rispetto a quello che aveva detto due anni prima. Quindi questo per dire come si fanno parole, parole. E su San Pietro Lametino, e se c'è Salvatore possiamo mettere anche quegli altri slide. Su San Pietro Lametino, ma ci sono tante zone della città, Mascara ha costruito la campagna elettorale andando in ogni posto, da Acqua Fredda, Valle Ricciardo, Bucolia, eccetera, eccetera, dicendo l'amministrazione precedente vi ha completamente umiliato, vi ha trascurato, eccetera, eccetera, con me cambierà tutto. Allora Mascara, se mettiamo, Salvatore, scusami, l'articolo di giornale, in campagna elettorale disse letteralmente Piccioni, perché io lo attaccai sul fatto che sapevo che erano promessa campagna elettorale, vieni a San Pietro Lametino e vergognati, se non ricordo male, sostanzialmente il testo, vieni a San Pietro Lametino e vergognati perché c'erano una situazione oggettivamente difficile. Le foto che vedete qui, addirittura con un immobile che ha preso fuoco, quindi non stiamo parlando di cumuli di spazzatura, sono immagini del mese di giugno, ci sono cittadini che con spirito civico hanno denunciato la cosa, hanno fatto un esposto alla Procura della Repubblica, perché qui non si tratta più solamente dei rifiuti, si tratta che vengono bruciati i copertoni, viene bruciato Ethernet, quello che abbiamo visto all'interno del campo rom qualche giorno fa. Addirittura ci diceva il comandante della Polizia Municipale che abbiamo sentito stamattina che probabilmente può essere che il fumo era in quel modo nero perché non solo c'erano copertori ma anche oli usati, quindi c'è anche questo problema degli oli raccolti usati che non, se vi ricordate c'è la Multiservizi che in questo momento non li sta smaltendo. Lasciamo stare noi nelle nostre case che magari smaltiamo in altro modo, ma probabilmente chi invece deve smaltire grossi quantitativi può essere che faccia ricorso anche a quel mercato. Allora questo è il significato di parole, parole, parole. Approfitto prima di passare al video per dare quelle chicche di cui parlavo alla stampa, perché grazie per la pazienza. Questione di Ginepri. Sicuramente non è stato, come hanno detto, per cercare di mettere zizzania il sottoscritto a creare problemi o a ingenerare la polemica. Siamo stati con la quinta commissione, che io apprezzo perché in questi anni siamo stati sui posti della città facendo sopralluoghi per evidenziare criticità che ci sono all'interno del territorio, siamo stati lì per fare un sopralluogo perché avevamo visto delle foto che su Facebook che non ci convincevano, nel senso laddove prima c'era proprio quella che era la macchia mediterranea, quindi il verde della pineta, era tutto sbancato e all'improvviso erano usciti come funghi non altri alberi ma dei chiostri e strutture in cemento. Quindi con la commissione, eravamo tutta la commissione, siamo andati a fare mercoledì 28 un sopralluogo e abbiamo visto con i nostri occhi quello che vi ho detto prima, cioè un lato della pineta gestito da questa associazione di promozione sociale, anche se su questo poi c'è da discutere, ma ne parleremo dopo, la Mezzia Verde, che aveva letteralmente sbancato un'area della pineta, e l'altro lato che invece lo malgrado tutto aveva preso in gestione e che poi invece saggiamente non ha toccato, perché quando si tratta di ginepri, di pini marittimi, di eucalipto, di piante che sono proprio la macchia mediterranea, che hanno una funzione proprio di polmone per quelle zone, non si può toccare nulla se non con un'apposita autorizzazione. Invece è stato realizzato quello che avete visto, è intervenuta la Polizia Municipale, ha fatto dei verbali e il resto è storia recente, nel senso che sapete che oltre all'esposto alla Procura della Repubblica c'è anche un procedimento per revocare l'affidamento all'associazione La Mezzia Verde e farà il suo esito. Quindi questo per quanto riguarda Ginepri. La prima cosa nuova che vi voglio dire e che voglio denunciare invece pubblicamente è quello che è accaduto con i parchi cittadini.
Perché questo, guardate, nessuno ce l'ha con l'assessore Gullo, che probabilmente è una vittima di Massimo Cristiano, perché di fatto l'assessore di fatto è Massimo Cristiano, e questo lo sappiamo tutti. Però quello che è successo con i parchi cittadini, in particolare con il parco impastato, è veramente raccapricciante. Perché, se vi ricordate, prima il parco veniva gestito dall'impresa sociale Thalia, che aveva vinto un bando fatto con una gara europea, quindi non c'è stata nessuna simpatia da parte di nessuno della precedente amministrazione. Una gara europea, Thalia vince questo bando, gestisce per 4 anni il parco. C'era la possibilità di fare la proroga per ulteriori 4 anni, l'amministrazione, era un suo diritto, decide di non fare la proroga. Però, scadendo la proroga a settembre 2016, ed essendosi insediata l'amministrazione a giugno 2015, era normale che ci si doveva attrezzare per tempo, di modo che a settembre 2016 si erano già esperite tutte le procedure di gara per fare il nuovo affidamento e quindi per avere un nuovo soggetto gestore. Settembre 2016 ordinano lo sgombero, quindi l'area del parco viene sgomberata da Thalia, che lascia tutto, e il parco rimane nell'incuria, nel degrado totale. Facciamo mozioni, ripeto, non per criticare, ma proprio perché vogliamo bene la città. Il parco, attraverso una procedura sul MEPE, il mercato della pubblica amministrazione, viene assegnato ad una ditta di Cosenza che ha vinto questa piccola gara fatta sul MEPE. Quindi su questo niente da dire. Nei mesi estivi del 2016 l'amministrazione aveva fatto una manifestazione di interesse / indagine di mercato, che non si capisce che cos'è giuridicamente, perché una manifestazione di interesse e un'indagine di mercato non può essere tutte e due insieme, dicendo chi è intenzionato a gestire il parco impastato, il parco Mastroianni, e c'ha dei progetti. Avevano partecipato solamente tre associazioni o imprese, e quindi era stato fatto questo bando, questo avviso pubblico, e anche lì aveva eccepito subito al sindaco che si trattava di una cosa illegittima. Infatti sembrava che per qualche tempo la cosa fosse stata completamente accantonata. All'improvviso invece, se vi ricordate, sicuramente gli addetti della carta stampata se lo ricorderanno, nei primi mesi del 2017 esce fuori un bando con una procedura negoziata, o meglio una procedura negoziata senza pubblicazione di bando, in cui si invitavano solamente quelle tre ditte che avevano manifestato l'interesse. Una cosa abnorme da un punto di vista giuridico, perché si violavano qualsiasi regola sulla concorrenza. Allora il sottoscritto, che vuole bene alla città, non ha fatto l'esposto all'ANAC, l'autorità anticorruzione, ha scritto al sindaco dicendo: caro sindaco, guarda che nel settore verde stanno avvenendo delle porcherie, mettete mano, perché altrimenti qui può finire male, nel senso che ci possono essere indagini anche della magistratura. L'amministrazione quindi accoglie la mia istanza in autotutela, revoca il bando e dice: bisognerà fare un nuovo bando, eccetera eccetera. Anche qui tempi biblici. Che cosa si fa nelle more dell'affidamento del bando, che ancora non è stato pubblicato? Si fanno degli affidamenti diretti. E sapete come si fanno questi affidamenti diretti? Con delle semplici mail che vengono inviate dall'ufficio verde a chi era iscritto in questo albo delle associazioni di promozione sociale. Dicono: c'è per caso qualcuno di voi che vuole gestire il parco? Guarda caso, per il parco impastato c'è solamente un'associazione sportiva dilettantistica, quindi non un'associazione che ha competenze e specializzazioni per la pulizia del verde e per i parchi, ma un'associazione che si occupa di sport, una cosa che non c'entra assolutamente nulla. Faccio istanze di accesso agli atti. Che cosa esce fuori? Proprio siamo al massimo della fantasia, perché ci vuole anche fantasia a fare certe cose. Che un giorno i componenti di questa associazione, che si chiama Dragon Goal, i nomi cambiano sempre, ma poi i nomi all'interno delle associazioni ritornano. Questa associazione si riunisce un giorno e dice: modifichiamo il nostro oggetto sociale, rimaniamo un'associazione sportiva dilettantistica, però da oggi ci occupiamo anche di spalcio erba e gestire i parchi. Quindi con questa cosa, secondo loro, hanno risolto tutto. Che cosa fa il comune? Affidamento diretto a questa associazione sportiva dilettantistica per gestire i parchi.
una cosa che proprio è incredibile, che grida vendetta, perché non si capisce come un'associazione che si occupa di sport possa avere a che fare, e poi questo continuo cambiare, si passa dal verde, dal MEPA, dal mercato della pubblica amministrazione, al bando che era illegittimo, a questi affidamenti diretti, ed è stato detto che per quanto riguarda i parchi con cui sono state date le direttive dalla giunta, e comunque fino a quando il bando non farà il suo corso ci sarà la proroga per il soggetto che lo gestisce attualmente. Quindi attenzione, siamo passati da un affidamento diretto di 5 mesi illegittimo ad un affidamento che potenzialmente potrebbe durare anche anni, perché se questa gara, con i tempi a cui ci sta abituando l'amministrazione, avrà questi tempi, sicuramente si vuole favorire qualcuno, e questa è la prima cosa. L'altra cosa che voglio denunciare, ed è recentissima, è quella della gestione degli impianti sportivi. La precedente amministrazione, stiamo parlando quindi degli stadi, lo stadio di Ippolito, lo stadio Renda, lo stadio Provenzano, il palazzetto dello sport, le palestre, eccetera, eccetera, con la precedente amministrazione avevamo fatto anche lì un regolamento che prevedeva dei criteri oggettivi per poter assegnare alle strutture sportive, e c'era un affidamento triennale. Anche qui l'affidamento scadeva a giugno o luglio 2016, quindi anche qui l'amministrazione sapeva che sarebbe scaduto nel 2016. Che cosa fa l'amministrazione? Arriva giugno 2016, dice: non siamo pronti con il bando, quindi proroghiamo di 6 mesi. Questo significa iniziare una nuova stagione sportiva, dare le strutture a società che quindi sicuramente andranno avanti fino a fine anno, ed è quello che è accaduto, perché poi c'è stata una seconda proroga. Noi intanto, con atti ufficiali, quindi non sono parole ma atti ufficiali, in consiglio comunale abbiamo detto: guardate che c'è da fare il bando, guardate che c'è. Forse anche qui volevano favorire la permanenza di qualcuno all'interno delle strutture. Questo bando non viene pubblicato fino a quando l'altro giorno ho fatto l'articolo con annessa interrogazione consiliare, è uscito fuori dopo pochi giorni la delibera di giunta. Una delibera di giunta, lo dico alla stampa, assolutamente illegittima, quindi stiamo parlando non di atti dei dirigenti ma di atti della giunta, perché il regolamento degli impianti sportivi parla chiaro e dice, è adottato appunto nel 2012, dice che la gestione degli impianti sportivi può essere data alle associazioni sportive dilettantistiche, alle federazioni sportive, eccetera, eccetera, che sono iscritte, riconosciute dal CONI, insomma associazioni ed enti che si occupano di sport, non certamente di altro. Che cosa fa la giunta? In barba al regolamento dice che possono partecipare agli affidamenti anche le associazioni di promozione sociale, quindi tornano sempre queste associazioni di promozione sociale, non si capisce perché, e altri organismi, anche imprese che si occupano di sport, quindi imprese che possono fare profitto mentre le associazioni sappiamo che non lo possono fare, e quindi si allarga la platea in modo assolutamente illegittimo. Allora anche qui mi vedrò costretto a fare una istanza in autotutela, sperando che anche questa volta tornino sui loro passi. Il dato però triste e drammatico è che se ci saranno tempi lunghi non dovranno fare, dopo l'affidamento in proroga di un anno ci saranno ulteriori proroghe, e quindi probabilmente anche qui c'è l'intenzione di andare verso qualcuno. Questo per farvi capire il clima che si respira all'interno dell'amministrazione. Ci sono manifestazioni storiche, gente con gente, manifestazione che tutti abbiamo apprezzato nel corso degli anni, che per 37 anni consecutivi si è svolto su Corso Nomistrano, ma negli ultimi anni con il contributo di 5.000 euro anche l'amministrazione, in aggiunta a quello della regione, si faceva anche a San Biasio e Sant'Eufemia. Per la prima volta nel 2017, dopo 37 anni consecutivi, gente con gente non si farà, perché l'amministrazione comunale ha chiuso la porta in faccia letteralmente agli organizzatori. Al di là dei bandi regionali c'erano modi, tanti modi per interloquire, per poter fare una manifestazione storica, ma di cose ce ne sarebbero tantissime. Allora, visto che, come si vede, si riesce a vedere? Allora iniziamo con la proiezione del video, che tanto è molto scorrevole, e dopodiché aggiungeremo qualcosa e poi lasciamo spazio anche agli interventi, prima poi di far vedere il video che riguarda la Vigor Lamezia. Quindi se Salvatore è pronto, mi
mi dà l'ok. Allora, voglio precisare, intanto che Salvatore prepara, prima di partire, voglio ringraziare pubblicamente un'associazione che si chiama, un gruppo Facebook che si chiama Il Megafono, perché ci hanno prestato gratuitamente alcune immagini che loro hanno girato. Voglio precisare che questa associazione, Il Megafono, non ha colorazione politica, è doveroso farlo nei loro confronti perché è giusto, quindi l'hanno prestata a noi come l'avrebbero prestata a chiunque. Era però necessario sottolinearlo perché non si tratta di persone schierate politicamente, così come voglio ringraziare Marco Cimino che è stato l'ideatore, il regista, il cameraman, tutto quanto di questo video, questo video che vuole fotografare quello che vi abbiamo detto e che poi da domani sarà in rete, quindi su YouTube, su Facebook inizierà a girare. Mentre l'anno scorso avevamo avuto dei problemi tecnici per cui non l'avevamo potuto fare, quest'anno invece il video è venuto molto bene, almeno speriamo, poi ce lo direte voi, per cui da domani sarà in rete per dimostrare che cosa intendiamo noi per parole, parole, parole. Grazie. Ci troviamo in quello che è un emblema dei ritardi di questa amministrazione. Questa è una zona bellissima nel centro della città, siamo nei pressi di via Garibaldi e questo è il contratto appunto quartiere Garibaldi, il secondo intervento per recuperare il centro storico, con un finanziamento partito con la precedente amministrazione, i cui lavori sono terminati ormai da diversi mesi. Sono stati ripresi tanti immobili che erano quasi caduti all'interno del centro storico, addirittura in questo momento ci sono 500 metri quadri di locali coperti disponibili per essere fruibili, per realizzare biblioteche, ludoteche, insomma punti di socializzazione per i cittadini. E poi c'è una bellissima arena scoperta da molti posti in cui la sera si possono fare spettacoli, anche qui eventi di socializzazione. E poi è stata creata anche una passeggiata che si chiama Lungo Canne perché costeggia il Canne e che dovrebbe collegare poi questa zona della città al ponte di Sant'Antonio dove arriva anche il Canne. Io già nel mese di marzo del 2017 di quest'anno avevo sollecitato che almeno per la stagione estiva ci fosse la possibilità di aprire ai cittadini questa bellissima zona. Siamo ai primi di luglio e come vedete il cancello è ancora chiuso e sigillato. Ad aprire, ma anche quest'anno è chiuso. Se ci penso veramente non ci credo. Esattamente un anno fa siamo venuti qui, abbiamo cercato allo stesso modo di aprire, completamente sigillato l'anno scorso e quest'anno, cioè è passato un anno e questa amministrazione non è stata capace di aprire una struttura che è un gioiellino, lo ripetiamo per l'ennesima volta, sia per i materiali con cui è costruita, sia per la finalità sociale di centro di aggregazione, centro polivalente, quindi disponibile per tutti i cittadini. E tra l'altro c'è un bellissimo parco giochi all'esterno, c'è un campo di bocce, c'è un campo polivalente per fare tutti gli sport, le aree interne sono già attrezzate, addirittura nel comune giacciono gli iPad solo pronti ad essere scartati e utilizzati. Sono passati 2 anni dall'insediamento, 1 anno dell'anno scorso e non si è mosso completamente nulla. Fino a qualche giorno fa era tutto, era pieno di erbacce, però si vede che c'è stato un intervento forse molto molto recente di pulizia almeno dell'esterno, però un peccato davvero molto grave perché questo posto potrebbe essere aperto alla città non soltanto per la finalità alla quale è destinata la struttura, però potrebbe essere aperto anche a tanti giovani anche della zona che potrebbero fruire di questo spazio fantastico anche esterno, visto che la città ha grandi movimenti di associazioni sportive. Questa zona che ormai è sempre più popolosa. Una zona certo molto, molto ricca di abitazioni e quindi ha necessità anche di spazi per le persone che vivono qui intorno comunque. A vedere queste immagini uno pensa di essere sicuramente in una zona periferica della città, invece siamo in pieno centro, proprio all'inizio di via Garibaldi, quindi proprio accanto a Corso Lumistrano. E purtroppo lo spettacolo è quello che vedete, cioè malappena c'è lo spazio
per passare per una persona, e purtroppo molte zone della città vivono questa situazione di degrado. Siamo al Parco Peppino Impastato, questo è il campetto polivalente che doveva essere realizzato al più tardi nel mese di dicembre dell'anno scorso, invece come vedete siamo a luglio e ancora nulla. Abbiamo fatto più volte delle sollecitazioni, qualcosa si è mosso, per fortuna diciamo che siamo addirittura d'arrivo, però anche la prossima stagione sportiva, se non ci si dà una mossa, è veramente a rischio, e questo sarebbe un problema per le società lametine, giusto Agnes? Certo, assolutamente, perché come dicevamo anche prima, c'è un grande fenomeno associativo in città che ha necessità di impianti per poter lavorare. Questo è un peccato, perché all'interno è davvero è un progetto davvero interessante, però se non viene completato naturalmente nessuno potrà fruirne. Poi vedere l'esterno così abbandonato, spero che almeno abbiano il buon gusto, insomma, di sistemare questo esterno, però non pare che forse, insomma, siano finiti i soldi, probabilmente resterà così e sarebbe davvero un gran peccato. Tra l'altro, essendo all'interno del Parco Impastato, non possiamo esimerci dal evidenziare che purtroppo quella che era un'opera importantissima per la città, il Parco Urbano dell'Acqua, che doveva nascere proprio qui dietro questo campo polivalente, sembra ormai che l'amministrazione ci abbia messo una pietra sopra. Ricordiamo che erano già stati aggiudicati i lavori, si sapeva già la ditta che aveva messo anche il cantiere, infatti la zona è ancora recintata, però dall'epoca sono passati 2 anni e non abbiamo saputo più nulla. Immaginiamo che purtroppo il finanziamento si sia perso, così come non possiamo non denunciare il fatto che ormai lo Sport Village era diventato una realtà fermata, tutti i cittadini aspettavano i mesi estivi per vivere a pieno il parco. Quest'anno siamo arrivati nel mese di luglio, non c'è proprio neanche traccia, neanche più viene nominato lo Sport Village, e il parco, al di là di qualcuno che giustamente utilizza la struttura per correre, però è ormai abbandonato a se stesso. Sono ben 2 anni che ci sono le feste patronali, come sappiamo nel mese di giugno Sant'Antonio e San Pietro. Anche quest'anno le fiere si sono svolte senza avere i bagni pubblici. Penso che sia veramente un'indecenza nel centro della città non essere capaci di aprire dei bagni. Vorrei che fosse chiaro un concetto: a noi non interessa chi gestisce questi bagni, l'amministrazione faccia le sue scelte, faccia dei bandi, quello che vuole, ma i bagni rimanere chiusi, è una cosa che una città, la terza città della Calabria, non può permettersi. Siamo all'ingresso del Campo Rombo e anche qui rispetto all'anno scorso la situazione è proprio degenerata. Addirittura il sindaco aveva detto che in un anno avrebbe smantellato il campo, invece vediamo tutti la situazione. E in più purtroppo sono iniziati i fumi tossici anche con una frequenza quasi giornaliera con questo caldo. Veramente una situazione di degrado indescrivibile e, ripeto, rispetto all'anno scorso, grandi peggioramenti. Via Martiri di Nassiria è una delle strade ormai più frequentate dagli automobilisti, ma proprio per questo è fondamentale la praticabilità dei marciapiedi. Come vedete anche qui c'è una situazione di degrado e l'impossibilità di poter passare diventa veramente quasi un'impresa, come vedete, per cui anche per i pedoni è veramente molto a rischio. Nell'area archeologica di Terina, una delle zone più antiche della città, addirittura la città di Terina nacque nel V secolo a.C., un grande patrimonio storico e archeologico per la nostra città. E oggi però essere qui è veramente un pugno al cuore, perché se penso che appena qualche mese fa, nel mese di dicembre, quest'area è stata inaugurata in pompa magna alla presenza della sovrintendenza nazionale, regionale, il sindaco, assessori regionali, dicendo che sarebbe stata un'occasione di sviluppo anche per valorizzare il patrimonio culturale della Calabria, per dare lavoro ai giovani, e invece quello che vedete a distanza di soli 6 mesi è veramente triste. Io voglio ricordare che in Consiglio Comunale ho presentato una mozione con cui si impegnava l'amministrazione a valorizzare soprattutto l'attività delle associazioni, delle cooperative composte da giovani per valorizzare appunto il patrimonio archeologico. Accanto qui a Terina
poi lo vedremo, c'è anche l'Abbazia Benedettina, c'è il Bastione dei Cavalieri di Malta, insomma ci potrebbero essere occasioni di lavoro anche per tanti giovani. Mozione che è stata approvata all'unanimità, ma quello che vedete penso che sia la risposta più brutta e triste che l'amministrazione sta dando. Se oggi un turista con l'aeroporto a due passi viene a visitare quest'area, anche l'area dell'Abbazia Benedettina, purtroppo vede solamente l'abbandono e l'incuria, certamente non un bel biglietto da visita. E come vedete purtroppo l'ennesimo cancello chiuso. Questa è l'Abbazia Benedettina, un'area archeologica di straordinaria importanza, risale addirittura al 1000 d.C., quindi una storia millenaria che è collegata anche al Bastione dei Cavalieri di Malta. Negli anni passati è stato uno dei punti di eccellenza a livello regionale anche per il teatro nei luoghi archeologici, purtroppo ormai completamente chiuso. L'erba per fortuna è stata tagliata qualche giorno fa, vediamo che ci sono ancora i cumuli, però l'area non è accessibile, non è possibile fare visite guidate alle scuole, ai turisti, è tutto chiuso e anche questo sicuramente è una cosa che grida vendetta. Alle nostre spalle c'è il Bastione dei Cavalieri di Malta, stiamo parlando di un monumento che è il simbolo del nostro comune, della nostra città. È stato aperto al pubblico ed è stato aperto e richiuso, si può dire, perché da quel momento in poi che i lavori sono fermi, perché i lavori erano stati consegnati, dovevano solamente essere completati. Se penso che appena tre anni fa, abbiamo portato tante scolaresche, tanti ragazzi della nostra città a visitare quello che è un simbolo e che da tanti anni tutti quanti volevamo visitare. Oggi invece le porte sono completamente chiuse e sbarrate, veramente è una cosa molto molto triste. Ci dovrebbe essere appunto un'area di accesso, un'area di accoglienza con biglietterie, insomma renderla vivibile alla città che l'aspettava ormai da tanti secoli. Non siamo sulle montagne russe, ma siamo in quella che è la strada di accesso che porta al lungomare. È veramente incredibile come al 3 luglio ancora non sia stato messo, basterebbe poco, un po' di brecciolino, un po' di terriccio per rendere accessibile l'area e per evitare soprattutto che le automobili possano essere danneggiate. Eppure, come vediamo, l'area è molto frequentata, è un patrimonio ormai della città, ma evidentemente non viene valorizzata. Lungomare Falcone Borsellino, l'area come vedete è frequentatissima soprattutto da sportivi in questo periodo, però è veramente un peccato perché non c'è stata nessuna programmazione anche quest'anno da parte dell'amministrazione comunale. L'arena che potrebbe servire per fare spettacoli, iniziative, piano spiaggia ovviamente con grandi ritardi che noi abbiamo denunciato, anche per quest'anno nessun lido nuovo, nessuna attività come invece doveva essere. E poi la cosa triste che invece dobbiamo denunciare è che per quest'anno, forse uno dei primi anni in assoluto, non è partita l'iniziativa Diversamente a Mare, quell'iniziativa che dava la possibilità soprattutto ai disabili, alle persone con difficoltà di accesso, che attenzione non sono solamente i disabili nel senso proprio del termine, ma anche persone anziane che hanno difficoltà motorie, per poter raggiungere la spiaggia e perché no godere anche loro di un bel bagno. Quest'anno l'amministrazione è stata completamente assente. Esattamente un anno fa denunciai questa cosa che è veramente vergognosa e indecente. Una pensilina che faceva parte del lungomare inaugurato appena 3 anni fa, che è normale che sposta al mare, quindi ha bisogno di manutenzione. E lo Stato è sotto gli occhi di tutti. Non è stato trattato il legno, che rischia a breve proprio di deteriorarsi e di cadere. Ma la cosa più incredibile è che non è stata messa nuovamente la copertura che c'era all'origine, che serviva proprio a proteggere, soprattutto nelle giornate di caldo, i bagnanti e chi frequenta questa zona. Perché sotto sono state posizionate appunto delle poltrone, delle sedute, proprio per usufruire del freddo
fresco anche nei momenti di grande calura. La copertura si era iniziata a deteriorare nell'anno scorso, addirittura quest'anno è completamente assente, e il fatto che sia passato un anno, siamo arrivati nel mese di luglio e non c'è proprio alcun intervento, secondo me è proprio la dimostrazione che c'è mancanza di amore per questa città, perché vuol dire che gli amministratori di questa città non si fanno neanche una passeggiata, perché se no sarebbe evidente sotto gli occhi di tutti quello che io sto dicendo. Come si fa a utilizzare e a deprezzare una struttura che, ripeto, è stata inaugurata appena 3 anni fa e a lasciarla in queste condizioni? Ecco, io spero che l'anno prossimo non ci troveremo costretti a denunciare l'ennesimo episodio di incompiuta di questa purtroppo triste realtà. Grazie, Sabato, puoi anche mandarlo scorrere senza audio mentre noi parliamo. E volevo, il video, chiaramente ci sono le parti in cui abbiamo spiegato e non c'è bisogno che aggiunga altro, poi se ci sono domande ce le farete voi. Però volevo dire qualcosa in più sulle ultime opere, perché quello che vi abbiamo mostrato, attenzione, non è tutto quello che non va, perché noi non ci siamo sognati di far vedere tutte quelle situazioni di degrado incredibile per strumentalizzare e basta. Abbiamo fatto vedere opere già pronte che veramente bisogna solamente mettere la chiave, aprire la maniglia e far entrare i cittadini. Quindi su quelle non aggiungo altro. E alla fine abbiamo dato giusto come esempio altre due opere che gridano vendetta. La prima è quella del centro turismo di sociale di Ginepri, cioè a Ginepri questa, l'amministrazione Speranza negli anni precedenti aveva ottenuto dei beni confiscati alla criminalità organizzata, erano degli appartamenti, e è stato fatto un progetto per creare un centro di turismo sociale, con addirittura in questo momento ci sono già 85 posti letto fermi da 2 anni, cioè ci sono stanze triple, quadruple per le famiglie, anche le singole, in cui le persone in difficoltà della nostra città, anziani eccetera eccetera, potrebbero fare anche una settimana di mare. Sappiamo che a mare ci sono problematiche, il mare è sporco, però magari cambiare ambiente gratuitamente per una famiglia una settimana potrebbe essere un'opportunità. E qui guardate, noi stiamo facendo delle proposte proprio dal primo giorno dell'insediamento, perché noi poco prima che finisse la precedente amministrazione avevamo chiamato il presidente del centro di turismo sociale che è venuto da Roma, ha fatto uno studio di fattibilità e ci ha detto: voi potete fare qualsiasi scelta, potete farla con i vostri cittadini e quindi destinare a loro questa struttura, ma guardate che la struttura si regge da sola anche da un punto di vista finanziario, perché se voi la fate proprio come ostello della gioventù, bed and breakfast, qualsiasi cosa, quindi con tutti i crismi registrata, e la struttura si regge benissimo, perché con la vicinanza all'aeroporto, anche destinata magari al personale delle compagnie aeree eccetera, la struttura si regge finanziariamente. L'abbiamo detto da 2 anni, non è stato fatto nulla. Allora, così come per il centro di Via del Progresso, quello che avete visto, anche quello pronto da 2 anni, ma che cosa si aspetta se non si vogliono fare delle scelte diverse, che abbiamo le difficoltà politiche a rivolgersi al forum del terzo settore, che è un organismo regionale, quindi previsto e riconosciuto dalla legge, in cui dire: caro forum del terzo settore, ci predisponi tu un bando visto che non ne siamo capaci, oppure c'è un'idea diversa? Ma che cosa aspettiamo ad aprire queste strutture? Sono passati 2 anni, opere già pronte, e non è stato fatto neanche il bando, quindi non è che sono passati 2 anni e magari tra un mese si apre.
non è stato fatto completamente nulla. Così come per quanto riguarda l'aspetto della cultura, è veramente simbolico il posto in cui siamo, nel senso che alle nostre spalle abbiamo il chiostro di San Domenico, lo conoscete tutti, il museo archeologico. Quelle che avete visto nelle foto sono i locali del secondo piano, abbiamo fatto sopralluoghi più volte, sono locali straordinari, magari le foto non rendono idea della grandezza degli ambienti. Avete visto al centro ci sono già le luci, proprio quelle orientabili per fare mostre e quant'altro. Anche quello inspiegabilmente, con tutto quello che c'è di culturale nella nostra città, è completamente chiuso. Così come questo teatro, il Teatro Umberto. Il Teatro Umberto non è stato oggetto di interventi, però in passato, vedo qui Dario Natale che saluto, in passato con l'associazione Scenari Visibili, al di là delle manifestazioni che si svolgevano, che quando si svolgono si fanno anche adesso, questo posto era sempre aperto ed era un punto di aggregazione sociale, culturale, di ritrovo soprattutto per i più giovani, che poi sono la linfa della nostra società. Allora, questo posto adesso è chiuso, quindi quando si facevano le manifestazioni chiaramente veniva aperto, viene aperto anche adesso, però per quanto riguarda tutte le altre iniziative di valorizzazione culturale è completamente chiuso. Ora, Dario su questo ha fatto altre scelte, dopo ci sarà un piccolo intervento di Antonio Saffioti che ci dirà qualcosa sulla campagna di crowdfunding che io pure sostengo per lo spazio che ha aperto Dario, che ha dimostrato che anche al di fuori della pubblica amministrazione chi vuole lavorare lo fa lo stesso, quindi non è che, come sosteneva qualcuno in campagna elettorale, che si favorivano sempre le stesse persone perché sotto chissà che c'era, no, le persone serie si mettono, si rimboccano le maniche, aprono spazi culturali. Io sono stato a uno degli ultimi esiti dei laboratori ed è stato straordinario, c'è stato Antonio che poi magari se c'è qualche immagine la faremo vedere, non stasera, Anto, ma è stato un attore proprio incredibile, mi ha lasciato veramente a bocca aperta, non solo Antonio ma tanti altri. Quindi anche sul fronte culturale questa città sta morendo, perché al di là di quello che fanno le associazioni non c'è nessuna programmazione e nessuna attività da parte dell'amministrazione comunale. Passo un attimo la parola ad Aquila per aggiungere qualcos'altro, dopodiché se ci sono interventi, domande, altrimenti poi passiamo alla proiezione del video sulla Vigor Lamezia, ma dura veramente 30 secondi. Ricordo nuovamente che c'è il banchetto per chi vuole firmare la campagna Io ero straniero per abolire il reato di clandestinità. Noi lo sosteniamo, io sono anche il soggetto autenticatore delle firme, quindi per chi lo volesse fare vi ringraziamo in anticipo. Aquila. La signora dice qual è il rimedio. Il rimedio è la programmazione anche per quanto riguarda la cultura, cioè non è che noi abbiamo delle soluzioni, però sicuramente ci sono delle proposte. La precedente amministrazione dal punto di vista culturale, voi potete criticare tutto quello che volete, ma questa città era davvero molto molto viva e adesso questa città forse è morta. E poi, come dire, una parola che probabilmente interessa a noi tutti i cittadini, questo problema dell'acqua. Non eravamo più abituati, cioè era da anni onestamente che non mancava l'acqua. Certo, ci sono dei problemi con la Sorica, lo potrebbe dire il sindaco, non è colpa sua, però almeno un'opera di sensibilizzazione o di informazione, perché se io arrivo a casa e non trovo l'acqua mentre non so che l'acqua non c'è, il cittadino la domenica che si trova senza acqua sicuramente ha mille difficoltà. E allora almeno, come dire, informare la popolazione con una macchina, con gli strumenti, abbiamo mille strumenti di comunicazione, almeno questo forse l'amministrazione, la multiservizi ce lo deve. Vuoi dire tu qualche altra cosa? No, ha ragione Aquila, cioè qui non è che si tratta di voler strumentalizzare politicamente, sappiamo che ci sono i problemi con la Sorical, però alcune cose il comune le ha sempre fatte, prima la multiservizi avvisava, girava la macchina nei quartieri, comunicati stampa immediati, la gente era in grado di organizzarsi, oggi invece siamo allo sbando più totale. Così come è assurdo, a proposito di multiservizi, quello che abbiamo letto sui giornali nei giorni scorsi, nel senso che da una parte c'è l'amministrazione che ha tolto appunto il servizio di riscossione alla multiservizi, e questa è una cosa drammatica, perché noi l'abbiamo detto in passato,
per affrontare i problemi di liquidità della multiservizi, una delle soluzioni che ha funzionato di più era quella non solo di consentire alla multiservizi di introitare, ma che i soldi andassero direttamente nelle casse della multiservizi, che in quel modo aveva la liquidità per far fronte nell'immediato. Oggi questo non avveniva più con questa amministrazione, tant'è vero che i lavoratori registrano ritardi nei pagamenti degli stipendi anche di 2-3 mesi, quindi una situazione che è destinata a peggiorare, perché se si toglie anche questo settore, la multiservizi, per quanto riguarda la riscossione e l'incasso, i problemi di liquidità saranno sempre peggiori. Allora, passo la parola un attimo ad Antonio che ci dice di questa campagna, e poi se qualcuno si vuole prenotare, così poi intervenite e rispondiamo. Buonasera a tutti cari amici, vi ringrazio per la vostra... Forse ci interessa dietro le casse. Allora, io saluto tutti e premetto che questa sera non voglio parlare di politica, perché poi dicono che politicizzo tutto, ma questa sera voglio evitare. Però una cosa voglio dire, non aggiungo altro perché sarebbe come sparare sulla Croce Rossa, che non lo voglio fare perché non è umanamente giusto. Però io qui su diversamente a mare vuol dire qualcosa la dirò sicuramente. Io dall'inizio che si è insediata questa amministrazione sto collaborando con l'amministrazione, però mi accorgo e vedo sempre di più un sindaco avviluppato su se stesso, che non riesce a dialogare con gli altri assessori e si è voluto isolare e passa tutto da lui. E questo secondo me è profondamente sbagliato, io l'ho detto pure al sindaco pubblicamente su Facebook, che quando lo incontro. Io in questi mesi faccio parte di una commissione che si occupa di creare i festeggiamenti per il cinquantenario di Lamezia. Non vi nascondo che a questa commissione stiamo andando molto a rilento, che questo mi dispiace. Io ho fatto oltre 15 proposte per i festeggiamenti, che spero che ne vengano accolte almeno 5 di queste 15, che basta, di altro non voglio dire niente sulla politica perché hanno già detto tutto Aquila e Rosario. A me mi duole il cuore di questa situazione, però purtroppo a 2 anni non sono contento di come è andata l'amministrazione, e faccio pure un po' di autocritica. Secondo me che il centrosinistra, con senno di poi, che ha sbagliato purtroppo il candidato, perché il sindaco si è trovato in una competizione elettorale senza rivali, come dice la pubblicità della Sisa, ti piace vincere facile, questo purtroppo è stato. Questo, con questo faccio pure autocritica personale, perché abbiamo sbagliato sicuramente il nostro candidato, però questo c'è di insegnamento per il futuro. Ma ora vi racconto quello per cui sono venuto oggi qua apposta. Io vi voglio parlare di una realtà che nulla ha a che fare con la politica, una realtà che è data dall'assenza assoluta della politica, che è lo spazio teatrale Tip Teatro, che ha sede in via Spromonte qua vicino, per non fare pubblicità occulta, vicino la Carto Calabra, per darvi indicazione. Allora, questo spazio ha aperto 7 mesi fa, perché è dato dalla mancata proroga della gestione che aveva scenari visibili del qui vicino Teatro Umberto. Io mi sono avvicinato al teatro proprio frequentando il Teatro Umberto e i ragazzi che fino a poco tempo fa lo popolavano. Dario
all'inizio dell'uso, però ha deciso di tagliare i ponti con la politica e di mettersi in proprio, di creare a sue spese un luogo eccezionale dove prima di tutto si è occupato dell'accessibilità di questa struttura, che la struttura si trova in un luogo pressoché inaccessibile all'inizio, che però grazie al suo contributo personale e all'aiuto che abbiamo avuto da me e da mio padre siamo riusciti a renderlo accessibile con una bellissima rampa di accesso che vi invito a guardare, a visitare, perché ne vale la pena, perché è una rampa eccezionale, non se ne vedono uguali in Calabria. In questa struttura io ho iniziato a fare un cantiere laboratorio teatrale, il cui esito è stato a San Pietro il 29, quindi molti di voi forse non l'hanno saputo perché erano impegnati nella festa di San Pietro, che a me mi ha dato molto il teatro, mi sono sentito uno di loro senza distinzioni, la mia disabilità a tratti è scomparsa, non me l'hanno mai fatta pesare e ho sostenuto anche personalmente il team. Vi invito a cercare su Google la pagina KIP dei TIP, che la quale potete fare la vostra donazione che sostenere il TIP. Attualmente siamo all'incirca 2.000 euro, ne servono 5.000 per completare il progetto. Quindi vi dico di fare la vostra donazione, perché il TIP rappresenta la cosa che, anche se la città e l'amministrazione è immobile, i cittadini immobili non sono, che sono più avanti della politica. Però con questo non voglio dirvi che la politica va tutta a schifo. Anzi, dico ai miei amici che mi conoscono di fare anche loro politica attiva, perché noi cittadini dobbiamo appropriarci di nuovo della politica, non lasciarla a giovani vecchi o a vecchi giovani. Perché i giovani vecchi sono meglio dei vecchi, che non abbiamo avuto conferma qui alla mezza. Ora vi voglio dare un po' di spettacolo, vi regalo le ultime parole dello spettacolo teatrale che abbiamo fatto il 29. Io venivo accompagnato in questo teatro, questo spettacolo, da Dario, che era il mio accompagnatore androide. Lui si chiamava Android e io Malone, e insieme facevamo resuscitare dei superstiti di una guerra nucleare. Questi superstiti, mi piace pensare, fossero dei clametini persi nella nuova amministrazione, che però piano piano riuscivano dai loro generi a resuscitare. Allora mi regalo questi ultimi passi dello spettacolo. Finché l'essere umano conserva un soffio di vita, può perfezionarsi ed essere utile con gli altri uomini, ma può essere utile perfezionandosi, che può perfezionarsi solo rendendosi loro utile. Con questo vi saluto e vi ringrazio. Bravo. Dopo questa interpretazione, che è solamente la parte finale, quindi veramente un po', magari poi lo spettacolo lo dobbiamo rifare in un posto più grande per dare a tutti la possibilità di vederlo, perché l'interpretazione è da lasciare veramente senza fiato. L'ho già scritto, ma la verità è molto emozionante. Poi non solo Antonio, ma tutti sono bravissimi. Dicevo, dopo questa interpretazione, Antonio, ci dovremmo veramente andare, però c'è qualcos'altro che vogliamo farvi vedere, un piccolo video. Se c'è Salvatore lo facciamo partire, per qua abbiamo veramente finito, poi ci sarà spazio per qualche altra domanda e intervento sulla Via Lamezia. Anche qui preciso, non è un video che ho fatto io,
è un video che stranamente hanno preparato i tifosi del gruppo, che ringrazio per avermi dato l'autorizzazione di poterlo mostrare, che si chiama in tra parentesi dipendenti, quindi sia indipendenti che dipendenti della Vigo Lamezia, e l'hanno intitolato Parole, parole, parole. Certe volte non ti capisco. Le rose e i violini, questa sera raccontano un'altra. Violini e rose li posso sentire. Mercurio costruirle con la sante, una cacciare. Quando a uno. Il professore Piccioni dell'amministrazione comunale per la solerzia con la quale ha accolto l'invito della dirigenza del Vigo Lamezia di prendere in mano la situazione per cercare di uscire da un momento particolare. Io! Che cosa ha detto? Che cosa ha detto? Per ringraziare il professore Piccioni dell'amministrazione comunale per la solerzia. Una parola ancora. Questo video avete visto che c'è anche un po' di ironia, lo hanno fatto i tifosi perché? Perché quando Paolo Mascaro era il presidente della Vigo Lamezia, non passava giorno che sui giornali, anche allo stadio, eccetera, eccetera, tutto quello che accadeva alla Vigo Lamezia era colpa dell'amministrazione comunale. Mi ricordo una volta che passò alla storia, se lo ricordano i giornalisti sportivi, per cui la Vigo in una giornata piovosa con il campo che era un pantano, Pasquale c'era presente, col Teramo, perse inopinatamente la partita 1-0, se non sbaglio, Pasquale. Ci fu insomma un problema con il campo. Perse quel giorno. Il problema della Vigo Lamezia non era la sconfitta, ma era il terreno di gioco che a sua volta era colpa dell'amministrazione comunale. Però a parte questo, quando ci sono stati momenti difficili della Vigo Lamezia, Mascaro e la sua dirigenza bussavano ogni giorno alla porta del comune chiedendo aiuti, finanziamenti, sensibilizzazioni. Quelle immagini che avete visto e che io non pensavo neanche che esistessero fanno parte proprio di un incontro che si è fatto qui al chiostro di San Domenico. Era il 2013, di fronte al grido di allarme della dirigenza, mi ricordo che si volevano dimettere e andarsene tutti della Vigor in quel periodo, per cui la squadra si dice sempre consegniamo al sindaco, quindi il povero Giannetto in quelle circostanze doveva ricevere questi che gli consegnavano la squadra. Allora puntualmente succedeva questa cosa in estate, non solo la Vigor, lo faceva anche il San Biasi. Di fronte a questa situazione io che ero assessore allo sport ho detto come possiamo sbloccare questa situazione, intanto ci proviamo perché non è che è detto che se ci riesce, ma vediamo che cosa dice la gente e dialoghiamo. E facemmo un incontro bellissimo, affollatissimo, qui dentro, che infatti diede linfa alla società che ripartì con più entusiasmo, e poi sappiamo che c'è stata la promozione e quant'altro. Allora quest'anno, quando la squadra, ma in realtà già l'anno scorso, addirittura dalla Lega Pro o Serie C, siamo scesi prima in Serie D, addirittura adesso in eccellenza regionale, con tutto il rispetto per le altre squadre, per andare a giocare in campetti di periferia, dal punto di vista calcistico, vista la storia quasi centenaria della Vigo Lamezia, noi abbiamo fatto una richiesta in consiglio comunale molto semplice, messa per iscritto: ma che cosa sta facendo il sindaco per la Vigo Lamezia, visto che adesso è lui il primo cittadino? Quindi al di là dei colori e del tifo, che cosa sta facendo lui come primo cittadino? Assolutamente nessuna cosa trapelata. In consiglio comunale qualche giorno fa ha avuto l'ardire di affermare che, visto che aspettava notizie dalla Vigor e nessuno gli ha fatto sapere niente, sicuramente è tutto a posto, quindi si è risolto tutto. Allora, non si possono fare due pesi e due misure. L'amministrazione comunale aveva il dovere, come hanno fatto per esempio a Catanzaro, si cita sempre Catanzaro, il sindaco Abramo appena rieletto, anche lì il Catanzaro stava scomparendo perché il presidente Cosentino era stato arrestato, ha chiamato gli imprenditori importanti della città, in 5 giorni hanno salvato la squadra, stiamo parlando di Lega Pro, quindi con spese che sono investimenti molto molto consistenti. Qui a Lamezia per un'eccellenza, quindi stiamo parlando di una categoria regionale con spese minime, non c'è stata
una pubblica iniziativa, poi può essere pure che lo stia facendo in privato, ma perché pubblicamente non c'è stata un'attenzione da parte dell'amministrazione a questa vicenda? Ovviamente, ripeto, nulla contro il Sambiase, se il Sambiase ha chiesto aiuto io non lo so, se lo ha chiesto è altrettanto grave che non l'abbia fatto, però certamente le cose così non vanno. Allora, io intanto vi ringrazio tutti perché sono le 9.05, vi abbiamo trattenuto qui tantissimo e siete in tantissimi anche a quest'ora. Se c'erano domande della carta stampata, se no se ci sono interventi? Allora, una sola domanda. Una sola, beh. L'ho già detto di gente con te. Ah, come cittadino, vieni Pasquale, vieni. Benissimo. Pure il cittadino Pasquale. Le voglio chiedere, lei ha parlato di atti illegittimi e sono pesantissime le cose che ha detto. Vorrei, siccome lei oltretutto è una persona molto equilibrata, sa quello che dice, se sono stati attenzionati o portati all'attenzione della commissione d'indagine. Perché siccome dall'altra parte sente dire che tutto è in super ordine, non mi risulta, e allora vorrei sapere se ha fatto questo passaggio o se ci fa un po' di memoria affinché non si possa fare da cittadini privati. Allora, come ho detto prima, sono fatti di cui sono venuto a conoscenza negli ultimi giorni perché finalmente ho avuto le carte. Qui stiamo parlando però, e mi segua dottoressa Mancini, stiamo parlando di atti che per quello che vedo io sono illegittimi, ma non hanno a che fare con il discorso delle infiltrazioni della criminalità organizzata, per quello che vedo io. Quindi stiamo parlando di atti illegittimi da un punto di vista amministrativo, nel senso che sono stati violati i regolamenti, sono stati fatti degli affidamenti diretti. È evidente che per come vanno le cose nell'opinione pubblica ormai, lo sappiamo, cioè queste commissioni, ma anche la magistratura, si figuri che guardano anche le pagine Facebook di chi fa politica e di chi... quindi se ci sono profili rilevanti sicuramente lo valuteranno loro, però io qui non sto parlando di profili che riguardano infiltrazioni della criminalità, sto parlando di illegittimità di atti. Non vedo gli estremi per dover fare una denuncia, altrimenti l'avrei fatta, ma non li vedo perché stiamo parlando di atti amministrativi, quindi la deduzione è questa. Poi è evidente che con le denunce che abbiamo fatto stasera ci sono i giornalisti, sicuramente le cose verranno attenzionate, chi di dovere farà le sue valutazioni, ma non si tratta di non voler denunciare, si tratta che se io sapessi di qualcosa dove c'è una prova di un'infiltrazione della criminalità organizzata sarei il primo a chiedere una riunione alla commissione, un'audizione alla commissione d'accesso, però qui non ci vedo onestamente gli estremi. No, vabbè, io questo non, poi non lo so, però Pasquale. Hai parlato giustamente che manca Gente con Gente, che era un'altra manifestazione culturale a livello internazionale per questa città che era a mancare. Parlando l'altra sera con il massimo responsabile di questo gruppo mi ha detto che il comune gli deve, cioè è in debito di 3 anni di 51.000 euro e lui non può dare più niente in anticipo per finanziare gli alberghi eccetera per il pernotto, e li ha indirizzati in altre città questi gruppi internazionali che quest'anno dovevano venire a Lamezia. E poi per quanto riguarda la Ligure Lamezia, tu sai che siamo tifosissimi, ha una storia di serie C, è tutto il rispetto per il San Biagio, ma se Mascaro è legato che ha problemi di aiutare la Ligure perché magari fa qualcosa per non fare la squadra unica, ma la Ligure Lamezia ha una storia di quasi di 100 anni e merita di più, con tutto il rispetto per il San Biagio, perché ha una storia di serie C, di semiprofessionismo, di professionismo in Lega Pro, poi è successo quello che è successo e siamo tutti indignati. Però il sindaco Abramo, appena è stato eletto, non ha pensato a fare la giunta, ma ha pensato a salvare il Catanzaro. E questo Di Paolo, che lo amo come amo il sindaco Speranza, che gli voglio bene al sindaco Speranza ancora, ma Paolo lo amato perché è stato un grande tifoso della Ligure, ci aspettavamo, io come tanti tifosi della Ligure, che facesse questo passo verso la Ligure, di trovare imprenditori, ma si sta dormendo e la scadenza è prossima in questi giorni e la Ligure rischia di sparire con 100 anni di storia, con la sua piccola storia di serie C. Questo volevo dire, grazie. Grazie Pasquale. Sul fatto della manifestazione di Gente con Gente, sicuramente questo discorso dei 51.000 euro sarà legato ai soldi che devono arrivare dalla regione
con la rendicontazione, però il dato oggettivo è che all'associazione mancano nelle casse 51.000 euro e capiamo che stiamo parlando di cifre importanti. Grazie a tutti, se non ci sono altri interventi, per essere stati fino a quest'ora, grazie dell'attenzione. Voglio ringraziare alla fine Salvatore D'Elia, perché in queste giornate di caldo siamo stati sotto il sole, abbiamo sudato l'impossibile per preparare la manifestazione. Grazie nuovamente a tutti e grazie nuovamente anche a Marco Cimino per il video, che spero abbiate apprezzato.